Buonasera a tutti e benvenuti anche questa sera a questo appuntamento che, come vedete, vorremmo dedicarlo alla memoria di Monsignor Renato Corti, o Don Renato Corti, così come amava farsi chiamare dagli ex alunni del Collegio Rotondi. Dall'anno 67 all'anno 69, Monsignor Renato Corti fu anche padre spirituale del Collegio Rotondi. E fu proprio a Campestrin che ricevette la notizia che sarebbe stato ordinato vescovo, prima vescovo ausiliare di Milano come vicario generale, poi mandato a Novara, nella diocesi di Novara come vescovo e poi creato anche cardinale negli ultimi anni. E allora questa sera vorrei, ricordando questo educatore che ha vissuto qui nel collegio, ripercorrere un testo che lui aveva scritto ricordando un altro grande personaggio che era Sant'Agostino. Evidentemente Monsignor Corti parlava ai giovani della conversione, di che cosa volesse dire convertirsi, ma quello che a me ha stupito di questo testo è che nell'introduzione Monsignor Corti diceva così: credo che a questo proposito si debba confessare un peccato che più o meno ampiamente o meno consapevolmente commettiamo tutti, che è quello di avere dei tesori e di lasciarli sepolti, per poi arrabbiarci e cercare di capire o di intraprendere scelte, iniziative di vario genere, come se il mondo, la storia del cristianesimo, incominciassero da noi. Mi ha colpito questa sottolineatura di Monsignor Corti, perché ci sprona a scoprire come esistono dei grandi tesori, delle grandi figure alle quali noi dobbiamo far riferimento. E qui va nel discorso che stiamo facendo anche nelle ultime sere, l'umiltà del riconoscere che noi non siamo se non l'ultima catena di un anello, l'ultimo anello di una catena, scusate, che prima di noi in tanti sono venuti, in tanti ci hanno preceduti. E allora Monsignor Corti ci ricorda proprio questa cosa, che l'errore, il peccato più grande è quello del non fare memoria di questi grandi tesori. E noi questa sera vogliamo ricordarlo nel giorno della sua morte come un grande educatore, come un appassionato educatore. Molti mi hanno scritto in questa giornata che si ricordavano di lui, della sua presenza, della sua attenzione, sia qui che anche a Campestrini. E lui continua nel suo testo, parlando di Sant'Agostino, dice che evidentemente possiamo pensare a Sant'Agostino perché è una grande persona, fu un grande monaco, un grande teologo, un grande poeta, un grande filosofo, un grande scrittore. E dice così: chi è l'autore di questo grande libro delle Confessioni di Sant'Agostino? Non è Agostino, ma Monsignor Corti dice: l'autore è Dio. Perché è Dio che opera la grande conversione, è il Signore. A un certo punto dice così: noi che siamo qui questa sera dobbiamo renderci conto che se siamo cristiani è perché il Signore ci ha fatto cristiani. Continua ancora: se voi giovani a 20 anni potete dire credo, dovete dire Signore, realizza in me la capacità dell'atto di fede. E continua Monsignor Renato Corti in una predica bellissima, molto lunga. Dobbiamo ricordarci che nel cammino di conversione noi abbiamo bisogno di Dio, e questo è il primo punto. Se ci vogliamo convertire a Dio, dobbiamo chiedere a Lui la grazia di questa conversione. Poi dice: trovo un secondo elemento che appare chiaro nell'esperienza di Sant'Agostino, che il cammino è un cammino complesso. Cioè, Monsignor Corti dice: la conversione di Sant'Agostino, che durò circa 13 anni, è una conversione lunga. Lui arriva a dire: diffidate da quando sentite che qualcuno ha avuto una conversione fulminea, una conversione immediata. La conversione è un travaglio, dice nel suo testo, ma vi leggo un pezzo davvero bello. Sant'Agostino dice che ormai a un certo punto nella sua vita è arrivato a possedere la certezza che nel Vangelo vi è la verità. Ma arrivato lì, dice Monsignor Corti, ha dovuto ammettere che questo non bastava, perché immediatamente doveva venire dietro tutta la sua personalità, i sentimenti, i desideri, le abitudini, la volontà. Continua Monsignor Corti: tutte queste facoltà o caratteristiche della persona umana avevano anch'esse bisogno di essere raggiunte come dei grandi territori periferici per essere rinnovati. Cioè, Monsignor Corti dice: la conversione non è qualche cosa solo legata all'aspetto spirituale, perché la vita spirituale abbraccia tutti gli aspetti della vita. Sentite cosa dice:
Il diventare cristiani non è fare un compito di aritmetica, non è studiare un testo a memoria, non è ammettere astrattamente alcune cose. Diventare cristiani è andare dietro Gesù. E ancora continua. Occorre poi rischiare nel suo nome, nella sua parola, ed entrare nella logica evangelica per tutte le conseguenze che esse ha nella nostra vita. E poi fa un riferimento, certo qui stiamo parlando in un intervento che lui ha fatto negli anni 90, però è molto attuale anche a noi. Dice, l'adesione al Vangelo e quindi la conversione chiede una logica del giorno per giorno, nel concreto delle nostre scelte, a cominciare da quella che toccano tutta la vita, quella affettiva, escludendo che vi sia per un verso l'adesione a Gesù conosciuto come la verità e per un altro no. Cioè, praticamente, Monsignor Corti dice, non puoi dire io credo, ma solo nei campi che mi fa piacere. Io seguo il Vangelo, ma solo laddove il Vangelo mi fa comodo. Rendetevi conto di quanto potrebbe essere forte la tentazione, dice, che di dire, a parte questo, io sono in linea con il Vangelo. E lui dice, non esiste a parte questo, perché in realtà la conversione coinvolge tutta la nostra vita. E poi vi è un terzo e ultimo punto, veramente molto bello, di questa conferenza che Monsignor Corti fa sulla conversione di Sant'Agostino, che è quello dell'importanza della compagnia. Dice, affinché un uomo arrivi a convertirsi, non basta che studi il Vangelo, non basta che incontri il Signore, ma deve incontrare dei testimoni, degli esempi nella sua vita affinché lui possa toccare con mano la potenza del Vangelo. E noi questa sera siamo qua a dire grazie a Monsignor Renato Corti perché anche lei nella sua vita è stato anche per il nostro collegio uno di questi testimoni. Tanti ex alunni se la ricordano come un uomo davvero innamorato di Dio. E lui diceva appunto così: non avremmo mai avuto Sant'Agostino se Agostino non avesse conosciuto Ambrogio, non avremmo mai avuto Agostino se non avesse avuto la conoscenza di Sempliciano, non avremmo mai avuto Sant'Agostino se non avessimo mai avuto dei personaggi meno noti, ma che sono entrati con un peso straordinario e specifico nella vita di Agostino. Poi lui certo fa riferimento anche all'incontro che Agostino ebbe con Sempliciano, con questo sacerdote di Milano che a un certo punto gli racconta la vita di Vittorino. Di Vittorino che era un convertito al cristianesimo che prima di ricevere il battesimo viene invitato ad andare nel foro romano e pubblicare pubblicamente, confessare pubblicamente la sua fede dicendo sì, io credo. Dopo che confessò la sua fede, disse Vittorino, accompagnò questa nuova persona a ricevere il battesimo. E lì Agostino, dice Monsignor Corti, si rese conto che la conversione richiede anche una testimonianza vera. Ed è bello, vi leggo un pezzo, lui dice, noi diventiamo testimoni incontrando testimoni, non perché essi si sostituiscono a noi, ma perché nessuno ci può sostituire, ci deve sostituire, ma perché in essi si vede esattamente ciò che siamo chiamati a fare. Ve lo rileggo perché è bellissima. E noi diventiamo testimoni incontrando testimoni, non perché loro si sostituiscono a noi, ma perché in essi vediamo esattamente ciò che siamo chiamati a fare. E continua dicendo, qui probabilmente ci sono dei catechisti, vorrei dire loro questo, guardate che i vostri ragazzi a cui fate catechismo, è importante spiegare bene il catechismo, ma non è meno importante che vedano in voi della gente con quelle cose che le vive, le pensa, le condivide, le ama appassionatamente e che al di fuori della mezz'ora del catechismo sono ancora dei testimoni del Vangelo e che se li incontrano un giorno nella vita si accorgono che non era il catechismo che parlava di queste cose, ma è la loro vita. E conclude dicendo, e poi vorrei ricordare ancora un elemento, finalmente quando Agostino giunge alla conclusione di questo itinerario, credeva di aver scoperto Cristo come il Maestro, lo scopre in una maniera che sarà ancora più decisiva nella sua vita, leggendo la lettera ai Galati, dove scopre che Gesù è il Maestro e il Salvatore. E sentite cosa dice Monsignor Corti? Va bene, qualcuno mi dirà, ma dove sta la novità? Dov'è questa grande scoperta? Ha incontrato Gesù. E invece io gli rispondo,
che Sant'Agostino scopre in Gesù non soltanto colui che svela il senso delle cose, ma colui che gli rende possibile un cammino nuovo. Cioè, dice Monsignor Corti, in Sant'Agostino Gesù trova anche il senso della sua vita. Bellissimo. Lui dice, vengo qualche osservazione conclusiva. Sant'Agostino ha impegnato 13 anni presso a poco a convertirsi. Leggo, testualmente, se noi ci limitiamo a convertirsi in qualche mese è troppo poco. Se noi ne impegniamo troppo poco, dico guardate, francamente dubito un pochino della vostra conversione. Potrebbe essere un francobollo, non la carne della nostra carne. Allora io scrivo a voi giovani, ragazzi, mettete in programma sull'onda della forza di Dio, ma esplicitamente per la vostra esistenza, di fare diventare la giovinezza il tempo di grandi decisioni su Dio e sul Vangelo. Voi mi sapete spiegare, continua, come sarebbe possibile convertirsi veramente al Vangelo senza porsi questa domanda? Signore, ma in concreto per me, con nome e cognome, che mi converto al Vangelo, che cosa vuol dire? Che cosa mi chiami a fare? In quale forma di vita? Ed ecco allora, concludeva quella sera Monsignor Corti, questa è la domanda. Signore, che cosa vuoi da me? Come vuoi che io metta in pratica il Vangelo? Dove mi vuoi, con chi, in quale compito di vita ecclesiale e sociale. In verità non abbiamo capito, conclude, cos'è la conversione fin quando non abbiamo capito la nostra vocazione. E allora grazie, Monsignor Corti, perché negli anni in cui è stato padre spirituale del nostro collegio ha insegnato a tanti alunni a scoprire la loro vocazione. Molti di loro sono madri, padri, ora nonni, molti sono diventati professori, molti avvocati, molti ingegneri, molti infermieri. Insomma, attraverso la sua testimonianza hanno capito che essere cristiani significa vivere il Vangelo nella vita di ogni giorno. E mi piace concludere il ricordo questa sera di Monsignor Corti così come l'ho iniziato. Monsignor Corti seppe di essere nominato vescovo proprio era mentre era campestrine, scendendo da una camminata, raccontano le cronache, arrivò con un volto pieno di luce raggiante, ma non perché aveva preso il sole, ma perché aveva ricevuto la telefonata da Roma. Il Papa aveva chiesto a lui di diventare vescovo. E allora questa sera la nostra preghiera si fa una preghiera riconoscente, certo di intercessione, ma soprattutto di ringraziamento per aver donato al Collegio Rotondi un grande educatore, diventato cardinale come segno di riconoscenza da parte di Papa Francesco, ma che rimarrà sempre uno dei grandi educatori che hanno calpestato il suolo di questo collegio. Grazie Dio Padre per il dono di Monsignor Corti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. L'anno scorso invitai il Cardinal Corti a partecipare ai festeggiamenti per il 420° anniversario del collegio. Mi scrisse che la salute non glielo permetteva, ma nella sua lettera mi scrisse: Don Andrea, affido lei e tutti gli studenti alla protezione materna di Maria, che ho sempre amato e pregato nel quadro conservato nella bellissima cappella del collegio. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E voglio davvero concludere così come ho iniziato, rileggendovi quella frase bellissima. Credo che si debba confessare un peccato, più o meno ampiamente, più o meno consapevolmente, che commettiamo tutti, che è quello di avere dei tesori e di lasciarli sepolti, per poi arrabattarci, cercare di capire o di intraprendere scelte e iniziative di vario genere, come se il mondo o la storia o il mondo del cristianesimo incominciassero da noi. Monsignor Corti, la sua presenza ci fa ricordare che prima di noi
anche lei e prima di lei anche altri hanno amato questo luogo e hanno amato i nostri studenti. L'eterno riposo dona lui, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. L'eterno riposo dona lui, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. L'eterno riposo dona lui, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. E dandoci l'appuntamento domani sera, invochiamo anche su di voi, su vostri cari, la benedizione di Dio. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Con l'augurio di una buona notte, ci diamo appuntamento a domani sera.